a 18 anni aprono le porte di questi centri, che fine fanno questi ragazzi? Alcuni vanno a dormire nel dormitorio, altri invece purtroppo finiscono di nuovo nelle mani delle organizzazioni criminali che li hanno portati qui. Per esempio, io ho conosciuto questo ragazzo che arrivava dal Marocco e che scriveva dei rap bellissimi, e lui, quando sono andata via, mi ha detto: non mi abbandonare anche tu. Quando sono tornata a cercarlo, mi hanno detto che era finito in carcere, e mi hanno anche detto: sì, vabbè, ma proprio lui cerchi. Guarda, lui era terribile. In realtà lui aveva trovato un minimo di umanità, e però io capisco anche che per i volontari non sia facile, perché se un volontario per 50 ragazzi, ma neanche un docente oggi riesce a sostenere una classe vivace, quindi io questo lo capisco. Gli altri ragazzi che avevo conosciuto, che sono andata tutti a ricercare una volta diventati maggiorenni, e se tu gli chiedi che cosa vuoi fare, loro ti rispondono tutti con un velo malinconico, anche un po' rabbioso. Per questo è stato fortunato Raymond, perché chi non trova una famiglia poi ha molte difficoltà anche ad essere aperto. E loro mi dicevano: noi vogliamo solo lavorare. E a un certo punto ho detto: ma c'è una cosa che vi piace, non so, vi innamorate mai? E loro mi hanno risposto: ma secondo te dove le portiamo le ragazze? Nei giardinetti? Cioè, noi dormiamo nei dormitori. E gli ho detto: ma c'è una cosa che vi fa essere felici? Ah, un ragazzo mi ha detto: sì, il cinema. E io ho detto: come fate a pagare il biglietto? Infatti non lo paghiamo, entriamo nelle uscite di sicurezza, però non riusciamo mai a vedere il finale, e ci beccano e ci cacciano. E quindi mi dicono: anzi, a proposito, iniziano a chiedermi il finale di una marea di film. Perché a proposito, come è finito quel film? E quell'altro che non li avevano potuti vedere. Quindi io quell'estate avevo fatto un appello a tante amministrazioni e tanti sindaci, e avevo detto: ma invece di riservare le prime file ai cosiddetti VIP, che i soldi per pagarsi ce li avrebbero, che le recensioni reali non le fanno mai, che perché non riserviamo le prime file a le persone che hanno bisogno di sentirsi normali? Perché sentirsi normali, sentirsi uguali ad altre persone, fa sì che anche si abbassi la soglia di cattiveria, di aggressività, perché il cinema, come la musica, come il teatro, in realtà non sono perdite di tempo, ma la cultura ti dà la possibilità, e Raymond lo dimostra, non solo di diventare persone libere, persone consapevoli, ma anche quell'evasione umana che ti permette di restare umano. Grazie.